Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a sostituire l'olio motore del KTM 790 Duke. Adesso riscaldiamo la moto per 5 minuti. Così almeno l'olio è molto più fluido. Ho comprato come olio il Motul 7110 V50 e il filtro olio HF650. Adesso andiamo a allentare le viti dello scarico dell'olio, che sono quelle due, e dopo, per cambiare il filtro olio, andiamo a svitare queste altre due viti. Adesso svitiamo la prima vite e facciamo uscire l'olio. Tosta. Adesso la seconda. Adesso andiamo a pulire i filtri magnetici. Mi raccomando, puliamoli bene perché all'interno c'hanno un po' di scorie, ho notato. Allora, ragazzi, una volta che è stato pulito il filtro, andiamo a riavvitarlo, però il libretto di uso e manutenzione consiglia di cambiare l'OR. Solo che io non ce l'ho e quindi lo riavvito lo stesso. Coppia di serraggio 20 newton, che equivale più o meno a 2 kg. Ok, 2 kg. Mi raccomando, ragazzi, l'olio esausto va sempre portato nei centri specializzati. Adesso andiamo a svitare questi due bulloni. Prendiamo il bussolotto da 8. Qua dentro si troverà il filtro. Una volta che abbiamo tolto il coperchietto, uscirà un po' di olio, quello rimasto all'interno. E niente, aspettiamo che esca, poi prendiamo un trapanino e trapaniamo al centro del filtro, perché è un po' complicato a tirarlo fuori. Adesso però ci proverò senza. Però vi posso dire che vi farà abbastanza tribolare, ma non so se si vede, perché è molto scivoloso. Vedi? Quindi farò col trapanino un mini buco,
Una volta che si incastra la punta, lo tiro fuori. Eccolo qua. È un po' ridotto male, molto male. Facciamo un attimo scolare e poi mettiamo quello nuovo. Direi che messo maluccio. Difatti si notano tantissime scorie che ha lasciato il motore, specialmente scorie della frizione. Difatti è sempre consigliato fare il tagliando prima dei 14.000 km. Ne ha 5.000 adesso di chilometri e gli ho fatto il primo tagliando. Adesso ragazzi, il filtro nuovo lo impregniamo d'olio, così almeno quando farà l'accensione non lo farà a secco. Adesso lo inseriamo. Mettiamo il suo coperchio, che l'ho cambiato, e le viti le tiriamo a 600 grammi, che sarebbero 6 newton. Ecco ragazzi, ho impostato la chiave al giusto serraggio e andiamo a tirare. Adesso ci manca di versare l'olio. Ecco ragazzi, ho appena abboccato 2,7 kg d'olio e direi che il lavoro si è concluso nel miglior dei modi perché non trafila per niente dalle viti di scolo. Ecco, tutto bello preciso. Difatti ho messo pure dei cartoni per vedere se nel caso trafilava un qualcosa, però zero. Quindi direi il lavoro concluso alla grande. Grazie ragazzi, al prossimo video. Iscrivetevi in molti.